Carissimi compagni di convitto, ex compagni di convitto e altre persone a me molto care, sono lieto oggi di avervi qua a questo ultimo convivio assieme, prima che le nostre strade debbano separarsi. No, per che non fai piangere, Bonnie, te lo dico, io sono sensibile. Per me il convitto è stato più in questi 2 anni e mezzo che un alloggio semplicemente, insomma, per il periodo scolastico. Il convitto è stato una casa, sia nel senso proprio materiale della casa, ma anche in quello proprio affettivo, spirituale. Sento che, insomma, in qualche maniera io ho lasciato una parte di me nel convitto e il convitto ha lasciato una parte di lui in me. Per cui io, dopo questi 2 anni, penso, insomma, di essere una persona diversa, ma profondamente cambiato l'esperienza qua, il convitto, attraverso, insomma, le nuove esperienze, le conoscenze di tutte queste persone. Penso sia stato un percorso che in questi 2 anni mi abbia arricchito, rendendomi più indipendente. Indi per cui, nel rivestire questa gravosa mansione, auspico d'essere un fulgido esempio di virtù e probità, qual fu l'eroico Cesare Battisti nel rappresentare l'oppresso popolo italiano tridentino alla Dieta di Vienna, così io vi rappresenterò ai consigli di classe. E, se sarà necessario, come gli fece, sono disposto a ricorrere all'estremo sacrificio per amore vostro e dell'onore che attribuisco a questo ruolo. Cazzo, ma sei bravissimo!